Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, anzi di retro riviste di informatica. Oggi parleremo di Macworld, quello in inglese. Faremo un viaggio nel tempo dentro a tre numeri estratti a caso da Archives. Aprile 1984 di Macworld, novembre 1989 di Macworld, giugno 1997 di Macworld. Se volete scaricare gratuitamente altri PDF di Macworld in inglese da Archives, il link lo trovate in descrizione di questo file. Non perdiamo tempo, tuffiamoci subito a bomba in questo viaggio nel tempo andando ad esplorare questi tre numeri delle riviste. Macworld, aprile del 1984, eccoci qua. Tre Macintosh, Steve Jobs, Macintosh 528, 512 e il Plus. 128 e 512 si scassavano perché erano come Lisa e avevano problemi di dissipazione, il Plus invece andava bene. Poi, che cosa c'è qui? Un esclusivo, diciamo, speciale sul Macintosh, Word Processor, Mac Write, Mac Paint, un mondo, diciamo, di grafica. Apple, diciamo, il nuovo rimarchevole e innovativo personal computer, che però costava un botto. Questo qui costava, questo frugolettino qui piccino costava più di 5 milioni e quindi non era sicuramente un home computer. Ok, scorriamo, diciamo, questa rivista lontanissima del 1984. Vediamo cosa c'è. Eccolo qui, qui c'è praticamente l'indice, è estremamente corta, sono circa 148 pagine. Sì, 148 pagine. Ok, andiamo a vedere rapidamente, è indubbiamente una rivista completamente diversa perché questa è dedicata al Macintosh, è un po' più patinata e meno, diciamo meno business to business. Eccolo qui, Macintosh 128, molto piccolo, molto chiuso, compatto, addirittura chiusa. Dice già tutto della macchina. Qui una serie di articoli che parlano del Macintosh e del suo utilizzo come piattaforma per il desktop publishing. Eccoci qua le finestre, ve le potete vedere, queste erano in bianco e nero e questo rimarrà così sia anche nel Macintosh Classic 2 motorizzato con un 68030 del 1993 che aveva sempre il vecchio monitor in bianco e nero. Interfaccia praticamente identica al Gem OS dell'Atari con cestino in basso a destra, archivi montati sulla scrivania, pulsantino di chiusura in alto a sinistra, ascensorini a destra e a sinistra con le freccettine, iconine in bianco e nero, diciamo, non c'erano il menu in alto che ven a tendina che veniva giù, non c'erano sforzati nemmeno quelli della Atari a fare un'interfaccia un po' diversa come fecero quelli della Commodore, che era completamente differente. Va bene, andiamo a scorrere cosa c'era in questo numero del lontanissimo 1984. Si spiegava il sistema operativo del Macintosh, cosa poteva fare, cosa in funzione del mouse, quindi praticamente da cosa era composto un mouse, una pallina roteante. Ecco, diciamo che fa un po' da quanto si capisce da manuale istruzioni, un po' più patinato. Introduzione al mondo del Macintosh, dentro al Macintosh. Eccoci qua, c'era un monitorino piccolino a tubo catodico, il disk drive, la scheda madre era qui, era questa qui puntata in orizzontale e gli spinottini qui di lato da praticamente per metterci la roba. Non è che era poi ci fosse poi così molto, non era come design molto diverso dall'Amiga 1000 o dall'Amiga 500, per quanto diciamo questo si sviluppasse in verticale, gli Amiga si sviluppavano in Amiga 500, Amiga 1000 si sviluppavano in orizzontale, ma erano sempre ad architettura chiusa, proprio come in originale il Macintosh.
solo con i Mac. Eccola qui la scheda madre, voilà, questa è una bella, in cui ecco, questa è tutta la multimedialità del Macintosh, era in questo piccolo altoparlante che non era nemmeno stereo, quindi voglio dire, la multimedialità era quella che era. Era solo il microprocessore 68000 che motorizzava tutto, la RAM, questa è la RAM, questo è il 68000, poi c'erano le varie ROM e quindi praticamente era estremamente piccola e compatta, non c'erano microprocessori, diciamo chip dedicati al suono e al video, e l'accesso della RAM ci smanettava soltanto un microprocessore, quindi tecnologicamente era molto indietro questa piattaforma qui rispetto a quello che poi invece sviluppò la Commodore. Comunque una bella rivista, se volete potete andare a scaricarla per poter ricordare che cosa c'era e cos'era, come fu presentato il primo Macintosh 128, 512 e plus. Ecco il MacPaint, che poi MacPaint in grande gesto, si puntava su gesti, ma poi insomma voglio dire il monitor era a colori, quindi voglio dire era tutto più, a mio avviso un po' più fumo che arrosto, ecco, perché voglio dire in bianco e nero, scala di grigi, fosse stato a colori avrei detto ma insomma già sarebbe stato a colori, 8-16 colori già sarebbe stata un'altra cosa, ma bianco e nero voglio dire, certo indubbiamente rispetto a quello che potevano fare gli Apple 2, però insomma la distanza tra il Macintosh 128 512 o plus con l'Apple 2GS, voglio dire, erano sempre parecchio indietro i Macintosh rispetto all'Apple 2GS, che era molto più avanti rispetto alla piattaforma Macintosh. Il link di questa nozione critica lo potete trovare in descrizione. Va bene, questa è una bella rivista storica che dimostra tutto. Eccola qui, Apple Image Writer 1, questa me l'ero comprata in usato io nel 1987 per 700.000 lire con scheda seriale Super Serial Card usata, funzionava benissimo, infaticabile, grande come un forno a microonde, pesava un botto ma comunque era una bella stampata. Non c'era più spazio sulla scrivania per recuperare spazio la diadivi, ahimè. Apple Image Writer Printer, va bene, andiamo a vedere che cosa c'è ancora, siamo a pagina 89, i tastierini numerici, i vari prodotti, era diciamo una rivista molto patinata in cui si illustravano le capacità e le espansioni, diciamo in termini di hardware stampante in tastierini numerici. Questo è Multipla, bel foglio elettronico, indubbiamente faceva parecchia differenza, voglio dire, però poi anche l'Amiga fece tanto, quindi trucchi e trucchetti per MacWrite, eccoci qui, tutti vari font che erano gestibili in un botto, mentre praticamente sugli Apple 2 questo sì, c'era qualche cosa con The Print Shop Library, ma comunque il grosso dell'editoria funzionava su Macintosh. Test per i 64k, va bene, invito agli iscrittori, le finestre, la personalizzazione delle finestre, e fra pochino siamo, eccolo qui di nuovo Macintosh, come smontato le varie, nelle varie parti, case finito, togli il case, cosa ci trovi, lo chassis, il monitor e quant'altro. Questi sono gli ingegneri che avevano tirato fuori il Macintosh, tutto il team si ritrova. Ok, questo è un pezzo di storia questa rivista, io vi consiglio, se siete appassionati di Apple, andarla a scaricare perché obiettivamente merita. Macworld Gallery, ok, invito agli iscrittori, introduzione al mondo del Macintosh, ok, passiamo oltre. Novembre 1989, Macworld, i portatili Macintosh, eccoli qua, questi fanno storia, questi qui sono come perle rare, se li trovate e li volete collezionare, oltre ad avere un sacco di problemi, toccherà pagarli a peso d'oro. Andiamo a vedere cosa c'era in questa rivista del 1989, novembre 1989, un milione di miliardi di anni fa.
è una rivista di circa 388 pagine, quindi c'è parecchia roba. Andiamo a vedere, sempre molto patinata la rivista Macworld, molto colorata, si vede che era fatta su Macintosh. Ecco, pubblicità del Next, quindi c'era già stato praticamente il divorzio di Jobs, aveva già sfornato il suo Next Step OS con la sua macchina, costava un botto, non ebbe un grande successo, ma poi salverà le penne alla Apple, perché i suoi amministratori, che si intendevano di Coca-Cola, non capivano un cazzo di sistema operativo e non ci investirono sul macOS per renderlo praticamente multiprocessore, e quindi avevano una bella interfaccia grafica, un sistema operativo buono, ma non ci svilupparono mai per potenziarlo. macOS non era capace di gestire il multiprocessing, quello che poi sarà Next Step, salvò le penne alla Apple. Qui c'è, diciamo, sempre molto critica e aggressiva la pubblicità dell'Apple. Bill, ti vuoi comprare questo portatile? In effetti i portatili Macintosh non erano proprio brutti, anzi tanta roba, sai, quindi andiamo a vedere cosa c'è. Parecchia pubblicità, molta carta patinata, lettere, scambio con le lettere, argomenti, vediamo un po', sempre questi monitor tradizionali, questi per il 2FX, diciamo sempre molto attenti il Macintosh al desktop publishing. Vediamo un po' che cosa c'è, ci sono parecchi, indubbiamente tutti i programmi che utilizzi. Bella rivista, molto patinata, non so se c'è anche qualche cosa di che potrebbe interessare qualche potenziale utente. Eccolo qui, questo è un Mac OS 30 con la disk esterno, periferiche esterne, per l'Apple, diciamo, ne erano costruiti parecchi, un touchpad, una trackball, pardon, esterna, e joystick, questi inserivano una mazza, una tastiera super mega multifunzione in stile PC, però probabilmente PS2, e di hardware, espansioni da mettere, schede di espansione, però diciamo in questo bussolino qui ci andava poi roba, ma in questo, quindi Macintosh Duel, invece tutte queste robe qui ci potevano andare, e diciamo l'architettura aperta degli Apple II ritornò nella definizione dei Macintosh II. Ci ho fatto anche un podcast, il link lo trovate in descrizione, quando diciamo i Macintosh omaggiarono l'architettura aperta degli Apple II. Vediamo un po', qui un sacco di pubblicità, un sacco di roba, sembra un catalogo di vendita proprio. Andiamo a vedere la sicurezza sporca di Apple, ovviamente forse c'erano problemi di sicurezza per quanto riguarda forse i primi, non vorrei dire, forse virus, non lo so, ma comunque tutte le notizie, diciamo nuove relative, diciamo, ai Macintosh, come andava. Vediamo un po', siamo a pagina 97, c'è ancora un sacco di roba, Macintosh 2 per sempre, e c'è l'architettura dell'aperta, indubbiamente degli Apple 2 si riverberò in massa sui Macintosh chiusi, che più di tanto non potevano fare, invece con un'architettura aperta c'era molte più possibilità. Cominciare dal fatto che poi quando la Commodore andò a saltare per aria, lo spazio del digital editing digitale qui in Macintosh non ne erano stati capaci mai per lungo tempo, fu occupato dai Macintosh Centris e Quadra AV, e poi successivamente anche con i G3 e via dicendo, e anche perfino gli iMac con l'uso. Le notizie che si facevano col Macintosh e gli sviluppi, una bella rivista, indubbiamente parecchio patinata, è sempre stata Macworld molto molto brosciurona, declinantona, super colorata, e vabbè, erano così all'interno della filosofia Macintosh.
ed Apple. Anche il manuale dell'Apple II era un po' come questo, riprendeva un po' questo stile di filosofia. Ecco il Macintosh portatile, finalmente qui ci trovate. Per chi è interessato, un articolo sulla presentazione del primo portatile Macintosh. È un pezzo di storia questa rivista. Siete appassionati di Macintosh e di Apple, scaricatela perché indubbiamente merita, merita, merita. Eccola qua, primo portatile Macintosh. Tanta roba, primo portatile dell'Apple. Oggi se lo volete andare a collezionare vi dovete cavare un braccio. Connessioni, Apple Talk, Macintosh sono sempre stati, capacità degli hard disk da poterci aggiungere, interni e esterni, tutte le prove pratiche, mentre l'Apple sugli hard disk ci ha sempre pestato parecchio, la Commodore sempre stati minorati e non hanno mai messo un hard disk sulla bella piattaforma Amiga, e sono stati anche quelli della Commodore sempre con una manina corta per quanto riguarda metterci la RAM. Quindi si sono sparati nella testa da soli lì alla Commodore, pur avendo una piattaforma che era elettronicamente molto più evoluta, non hanno saputo proprio metterci né RAM, né espandere la RAM, né diciamo metterci hard disk, e piano piano poi sono affondati da solo con la qualità pessima dei componentistica Commodore, e poi sono stati raggiunti da Apple, credo che c'era rimasta solo lei sul mercato. Schede, queste sono le schede solo per Apple 2, per Macintosh 2, pardon. A pagina 219, vediamo cosa c'è. Qui si continua. Mega scheda a 32 bit, colore, tanta roba, queste erano fatte per i Macintosh 2, c'era parecchio hardware per i Macintosh 2 di terze parti, dato che con l'inizio dell'architettura aperta. Continuiamo nella nostra esplorazione, siamo a pagina 257, ormai siamo verso la fine, 388 è il finale, c'era un sacco di pubblicità, shopping per Windows, ovviamente erano degli utility, nuovi prodotti a riborda, espansioni, espansioni, monitor. Praticamente su questa rivista si parlava indubbiamente nel mondo Macintosh, quindi di tutte le espansioni, dischi fissi e tutte le periferiche, dalle espansioni ai monitor. I prezzi, vediamo un po', ancora 88 pagine, c'è un sacco di roba in questa rivista, veramente molto tanto. Un po' di suono digitale, Macintosh 2, ritorno alla pubblicità. Pubblicità in massa, MacWrite, i segreti, si parlava anche aggiornamenti, si parlava anche un po' di software, dove comprare, ancora non si era capito, dalla pubblicità, tutta la pubblicità che c'era, non si era capito dove poter comprare la roba. Ormai ci siamo, 305, fra un po' ci siamo. Pubblicità, l'hanno messa tutta in fondo, così poi uno praticamente questa roba qui la saltava, che ne aveva coglioni pieni, la faceva venire a noia da quanto ce n'era. Poi ecco, passiamo oltre. Giugno 1997, Macworld, eccoci qua, ultima puntata, c'è parecchio da dire. G3 Tower e tutta una serie di cloni Macintosh. Ora, per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse, l'Apple è sempre stata molto di manichina, molto stretta nel dare diciamo, licenze proprietarie di costruzione di computer compatibili. Aveva un po' allargato le maniche nel mondo Apple II, ma poi successivamente ebbe a tirare tutti i rami in barca e diciamo i computer Apple erano solo quelli con la mela morsicata. Successivamente, quando dopo la morte della Commodore, la Apple ebbe a ristrutturarsi e diciamo offrì una vasta zona di prodotti. Tuttavia fu subito chiaro che i PC IBM vendevano molto di più, molto 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 di più, e la quota di mercato era enorme, e gradualmente andò a logorare praticamente la presenza di Apple, che pensò, per
per contrastare, diciamo, appunto, la quota di mercato dilagante dei PC che erano motorizzati con AMD, Cirix e Intel, fosse stato possibile con la piattaforma PPC RISC andare a dare licenze di costruzione di cloni Macintosh anche a ditte praticamente taiwanesi e sudcoreane. Questo è con la licenza ovviamente del sistema operativo Macintosh. Dove stava l'idea buona che però finì male? Finì male perché semplicemente i nuovi produttori di mercato dei cloni Macintosh non andarono mai a competere nella fascia entry level come invece facevano i produttori di PC che diciamo andavano a presidiare sia la parte alta quanto la parte bassa del mercato, ma ebbero a produrre solo cloni praticamente a un prezzo più basso che andarono a erodere le quote di mercato di Apple. Di conseguenza questa uscita di Apple fu fallimentare, andò a un pelo da fallire, fu salvata per i capelli la Apple da Steve Jobs, il quale rientrò in Apple grazie diciamo al suo sistema operativo Next Step su BSD, che permise a Apple di gestire il multiprocessing, perché il macOS Classic non aveva le potenzialità e non era stato sviluppato per poter gestire il multiprocessing, e quindi di conseguenza questa è storia. Questa è la parte del periodo 1997 in cui l'Apple cominciava a licenziare diciamo la tecnologia della piattaforma Macintosh anche da altri produttori, e quindi qui vedremo rapidamente la presenza di questi cloni Macintosh. Ok, veniamo un po'. Questa è una rivista piuttosto più corta, sono circa 240 pagine rispetto alle 300 e rotte, quindi una contrazione del numero di pagine vuol dire che c'erano anche meno gente che leggeva. G3, ecco, io ce n'ho uno così come questo, che non è malaccio, anzi veramente un bel computer, è peraltro anche audio video Windows NT 200 MHz Pentium, una scheda da schioccare della Orange PC da schioccare dentro praticamente un Macintosh per farlo diventare, con questa diventava praticamente un clone, l'equivalente un po' del PC Transporter dell'Apple 2, ovviamente molto più compatta. Altre cose, vediamo che cosa ci si potrà trovare parecchio. Daystar e Genesis MP, quattro processori, sistemi, e vediamo un po' le varie lettere. Quella è una pubblicità, questo spazio con le lettere, quindi su queste riviste sempre molto patinate tra pubblicità e a volte articoli, era difficile andare a stato del Macintosh come stava andando, non stava andando molto bene nel 1997 la cosa. Notizie da Apple, vediamo un po' la prossima generazione, Power Tower, spuntavano ovviamente i Tower, vediamo un po' la Quick Take, anche questo fu un flop, non se la comprò nessuno la macchina digitale, poi Apple Tech CPU, quindi vari CPU, anche qui il Newton non se la comprò nessuno, questo qui ormai diciamo è collezionabile perché prende luce da iPhone, se no non se lo riorderebbe nessuno il Newton, a cosa serviva. Un periodo in cui ovviamente l'Apple qui fu gestita da Scully, fu proprio un aborto di... stava per andare a naufragare. Vediamo un po', qui c'è le varie opzioni diciamo diciamo sviluppi del macOS in rapporto diciamo a tutti gli altri sistemi operativi, ma questi erano discorsi vecchi perché il nocciolo della questione era che mentre Windows aveva le potenzialità, piano piano furono sviluppate per gestire i multiprocessing, il macOS Classic no, quindi poi gli discorsi, le chiacchiere stavano a zero senza il Next Step, che poi divenne OS X con su kernel BSD, la Apple non sarebbe andata da nessuna parte se non in cimitero con i libri in tribunale. Color Laser Printer e vari altri prodotti, spell checker, utility, questi sono utility software da poter mettere pannellini, Media Font Manager, questo permetteva di gestire un botto di font in più,
estensione, un po' qui si sì, questa è una scheda data shuffle MCA, qui si ritrova un po' di hardware che ce ne abbiamo però molto di meno rispetto, se vi ricordate, al numero precedente. Indubbiamente c'è più pacchettini e utility software di quanto hardware si trovava precedentemente con l'avvento dei Macintosh 2. Stampantine, Mac Super Guida, guida praticamente ai questo è il Power PC 601, notebook e quant'altro. Eccoci, qui c'è una comparazione tra un G3 Tower e i vari compatibili Macintosh. Io vi consiglio di andare a scaricare questa rivista, perché indubbiamente anche questa è un pezzo di storia, ovviamente molto bella da ricordare, con tutti i benchmark. Ok, veniamo un po', Mac clone, rischio proibito. Qui parla un po' di Mac, di cloni Mac, appunto del discorso che vi ho fatto inizialmente. Le migliori stampanti per Macintosh, tutte laser, i font per la illustrazione, siamo a pagina 137, Macworld, cosa si trova? Ancora pubblicità, segreti di Excel, Quick Tips, Media Director 6 Secrets. Ecco, questa roba qui, diciamo, è spuntata con la Commodore inizialmente, perché l'Apple di questa roba dell'editing audio video non ne era capace. Poi successivamente invece acquisì anche questa capacità, però originariamente ovviamente i Macintosh non erano proprio multimediali, anzi tutt'altro. I prezzi, tutti i prezzi dei cloni Macintosh, questa roba qui in Italia arrivò poco o quasi nulla, con prezzi stellari, per cui nessuno si accorse del che i cloni Macintosh costavano di meno. L'unica cosa che si accorse sono i performa, che cominciarono a ridurre, perché questo qui era un performa, ma fu ridenominato in versione Power Mac. Era, diciamo, una buona macchina, anche se era un performa, con un case Tower ben areato, e comunque il suo complesso era valido. Ma se no, diciamo che i vari produttori di cloni Macintosh non produssero mai nessuna macchina multilevel abbordabile e interessante per un home computer, ma solamente andarono a aggredire la parte di fascia alta del mercato, che era dominio di Apple e che perse quote di mercato dove guadagnava di più. Quindi andò a finire per, diciamo, si spararono nei coglioni quelli dell'Apple con questa uscita, se, dato che non avevano sottoscritto, diciamo, una linea di azione in modo da andare a presidiare meglio la parte entry level del mercato, dove i PC indubbiamente dominavano. Umax, ecco, se vedete i prezzi già di per sé vi rendete conto di cosa c'era. Vediamo un po', siamo a pagina 223, ormai siamo quasi alla fine di questa puntata, che abbiamo esplorato e ricordato quello che c'era su Macworld nel 1997. Ok, questa puntata è finita, ciao, alla prossima!